Ludovica Valli ha detto fatto parla di briga, non è solo amicizia tra i due. Detto fatto, Ludovica Valli e Briga stanno insieme, gli indizi nel programma di Caterina Balivo. Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, Ludovica Valli è tornata in TV, è stata ospite di Detto Fatto, il fortunato programma di Caterina Balivo, dove si è prestata come modella per una particolare acconciatura. Tra una confessione e un'altra, è stato tirato in ballo il nome di Mattia Briga, il popolare rapper di Amici. Da settimane si parla di un flirt tra i due, ma di recente la sorella di Beatrice Valli ha smentito il gossip sui social network. Nel salotto di Rai 2 è apparsa però piuttosto imbarazzata quando la padrona di casa ha menzionato il nome del cantante. E anche il parrucchiere, grande amico di Ludovica, non ha potuto fare a meno di sorridere quando si è aperto il discorso di una speciale simpatia tra i due. La più piccola delle tre sorelle Valli non ha seccamente smentito il pettegolezzo, è chiaro che sta succedendo qualcosa tra i due e il pubblico l'ha notato subito. A quanto pare, però, i diretti interessati non vogliono rendere pubblica questa storia. Il motivo? Non è noto, molto probabilmente vogliono viversi questo amore lontano da chiacchiericcio. Oltre a parlare di briga, Ludovica Valli ha raccontato a Detto Fatto la sua vita dopo il trono di Uomini e Donne e i suoi progetti futuri. Da qualche tempo la ventenne vive da sola a Bologna, una città scelta perché più a misura d'uomo. Milano mi sembrava troppo grande, ha confidato Ludovica, che condivide l'appartamento con il cane Ettore. Uomini e Donne, cosa ha detto Ludovica Valli a Detto Fatto? L'ex tronista di Maria De Filippi cambierà presto città, è intenzionata a seguire il sogno di diventare attrice, ma tra i suoi desideri c'è pure quello di diventare mamma. Farei un figlio anche ora, ha ammesso la Valli, che per il momento si accontenta di fare la zia. Dopo Ale e Bianca, avuti da Beatrice, sta per avere un altro nipotino dalla sorella Eleonora, che partorirà tra qualche mese.